A volte il rombo assordante delle moto arriva lì dove le parole non riescono, in fondo a quel cuore straziato dal dolore, e raggiunge quella mente, forse ancora oggi, incapace di razionalizzare quanto accaduto. Perché è difficile spiegarsi il motivo per cui, un'assolata domenica di settembre, un giovane possa perdere la vita mentre coltivava la sua passione più grande, quella delle due ruote. Solo qualche curva separava Antonino dal ritorno a casa, da quell'abbraccio con la sua famiglia, con suo figlio, che amava più di ogni altra cosa al mondo. Invece, un destino beffardo ce l'ha portato via. Nel giro di poche ore siamo stati circondati dall'affetto di tutti, parenti e amici che hanno avuto modo di conoscere Antonino e apprezzarne la bontà d'animo e quella sensibilità al di fuori del comune. Quella folla commossa fuori la chiesa è la testimonianza di quanto in soli 33 anni è stato in grado di costruire e da quanta gente si è fatto voler bene Antonino. A volare in cielo non è stato solo un marito e un padre eccezionale, ma anche un figlio, un fratello, un nipote e un amico che tutti vorrebbero. In quei momenti tristi e confusi, da giovane moglie e mamma, ho sentito crollarmi il mondo addosso. Chi ha tentato di starmi vicino ha dovuto fare i conti con la mia sofferenza. A volte era difficile persino restare in piedi, eppure c'è sempre stato qualcuno pronto a tenderci la mano. Anche oggi, nei momenti più bui e difficili, in tanti non ci hanno abbandonato, dimostrandoci tutto il loro affetto e la loro vicinanza. Non è facile vivere senza Antonino, di lui ci manca tutto, è nella quotidianità che la sua assenza diventa insopportabile. Ma bisogna andare avanti, bisogna farlo non solo per lui, ma anche per nostro figlio Mattia, quel bambino che Antonino amava più di ogni altra cosa al mondo e che guardava sempre con gli occhi pieni di gioia. A distanza di un anno da quel maledetto giorno, desidero ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me e per mio figlio. È questo il regalo più grande e importante che avete fatto ad Antonino, perché per lui la famiglia era sempre al primo posto. Grazie di cuore a quanti tengono vivo il suo ricordo, perché un ragazzo come Antonino merita un posto speciale in ognuno di noi. Se è vero che nessuno muore finché vive nel cuore delle persone, allora sono sicura che lui non morirà mai.